Dal ristorante La Rete di Pescara, in via De Amicis, il saluto di Paolo Minucci. Ben trovati con il nostro programma che oggi ritrova piacevolmente un noto ambientalista, Augusto De Santis, con cui vorrei subito brindare questo nostro incontro. È sempre un piacere incontrarla. Ai telespettatori. Tra poco arriveranno antipasti, ma anche primi e secondi tratti dalle tradizioni enogastronomiche della cucina tipica marinara. Qui si mangia davvero molto bene, un ristorante storico in pieno centro, a 4 passi da Piazza Salotto. Insomma, mi auguro che ci possiamo trovare molto bene come siamo stati in precedenza. Salutiamo lo chef Marco Gianzante, pluridecorato artista dei fornelli. Siamo davvero in ottime mani. Augusto De Santis, io vorrei subito iniziare ad entrare nel merito del nostro programma mentre arrivano i primi antipasti ai frutti di mare, il buon pesce fresco del mare Adriatico di scena tutti i giorni a pranzo e a cena qui all'interno del ristorante La Rete. Vorrei iniziare parlando di questi divieti di balneazione perché ormai l'estate è alle porte, tanta gente ha già iniziato a fare il bagno. E quindi io volevo sapere da lei come ha seguito questa querela con l'amministrazione comunale di Pescara che invita alla tranquillità, alla serenità, dicendo che ad oggi il 94% del litorale pescarese è balneabile a tutti gli effetti. Lei scuote il capo, vuol dire che intanto, non è d'accordo? No. Nel senso, non sono io d'accordo, sono i dati e i provvedimenti amministrativi che lo dicono, non certo io. Noi loro si riferiscono ai dati dell'ARTA. Sì, il problema è che i dati dell'ARTA intanto non rappresentano immediatamente la questione della balneazione, cioè l'ARTA fa il laboratorio di analisi, poi la valutazione degli aspetti sanitari attiene non all'ARTA, diciamo così, ma al comune e agli altri enti. Ora, noi siamo da molti anni preoccupati, in generale non solo su Pescara, della situazione della balneazione in Abruzzo. Siamo una delle regioni d'Italia nello stato, anzi forse la regione d'Italia, nella situazione peggiore, questo lo dicono i dati in generale. E dobbiamo sempre una cosa importante in queste polemiche che ci sono state, polemiche poi in realtà insomma anche un dibattito giusto perché i problemi sono reali e concreti. È giusto che se ne parli, che se ne parli perché anche però ecco, attualità. L'importante è anche dare informazioni giuste e corrette. Intanto dobbiamo iniziare a abituare le persone a non ragionare alla corsa alla singola analisi, cioè all'ultima analisi. È una cosa profondamente sbagliata, ma non perché lo diciamo ecco noi, perché la normativa comunitaria dice che l'aspetto della balneazione, attenendo a una questione sanitaria, cioè alla salute del cittadino che si fa il bagno, deve avere un aspetto preventivo, cioè noi dobbiamo presumere se una zona è balneabile, cioè, o può avere problemi o non avere problemi, perché la singola analisi può uscire anche buona per ragioni che le correnti tirano da un lato piuttosto che non verso dalla foce del fiume o viceversa. Quindi sono solo indicative? No, danno delle informazioni, ma soprattutto insieme alle altre analisi. Tant'è vero che l'Unione Europea dice che ogni tratto costiero deve essere classificato non in base all'analisi di oggi, ma all'analisi degli anni precedenti. Perché? Per una ragione banale. Intanto perché non si fanno analisi tutti i giorni. Ovviamente. In secondo luogo, anche se si facessero tutti i giorni, comunque i referti, cioè i risultati dell'analisi, arrivano 48 ore dopo. Allora sarebbe brutto scoprire a posteriori di aver fatto il bagno in una, diciamo, una fogna o cose del genere. Come è successo praticamente l'anno scorso, appunto. Allora, per quello si deve fare in senso preventivo, per cui l'Unione Europea chiede agli Stati, e quindi anche alla Regione Abruzzo, di classificare tutti i tratti costieri in 4 classi di qualità, la migliore è eccellente, poi buono, sufficiente e scarso. Come lo fa? In base alle analisi degli anni precedenti, cioè prende tutte le analisi, si fanno le medie, tutto quando esce fuori una classificazione. E quindi a Pescara purtroppo ha diversi tratti in classificazione scarsa, che è la peggiore. Poi ovviamente nella nuova stagione balneare, quella di quest'anno, si inizia a fare nuove analisi per cercare di capire se si è risolto il problema della contaminazione. Andiamo al sodo. Arriviamo alle ultime analisi e l'amministrazione comunale di Pescara dice: ah, l'ultima analisi è buona. Ho capito, ma se magari quella di una settimana fa era invece sopra i limiti di legge, vuol dire che la fonte di contaminazione continua a agire. Poi magari la corrente questa volta non l'ha portato fino al punto di campionamento.
Perché? Perché magari quel giorno c'è stato motondoso, perché c'è stato il fiume ha portato la portata del fiume era bassa, quindi non è arrivata tanta acqua dolce verso l'area di balneazione e quindi i dati possono essere variabili, diciamo così. Però anche quest'anno, purtroppo, faccio un esempio, Fosso Vallelunga hanno fatto in un mese e mezzo 11 analisi, 8 sono venute negative finora. 8 sopra i limiti di legge, 8 su 11. Allora io dico al contrario, voi fareste il bagno, anche se l'ultima analisi è buona, in cui io vi dovessi dire, bene, l'ultima analisi è buona, però le 8 precedenti sono negative. Uno so, farebbe fare il bagno ai bambini? Ovviamente no. Ovviamente no. Quindi vuol dire che bisogna intanto stabilizzare il dato, quindi ci vogliono tante analisi, e la seconda cosa più importante, bisogna in maniera oggettiva, chiara, definire se è stata tolta la fonte di contaminazione. Perché, ripeto, se rimane la fonte di contaminazione, in questo caso il fiume Pescara, che è una fogna, se continua a rimanere una fogna, poi magari un giorno, ripeto, l'analisi diviene buona perché magari quel giorno il vento tira da un lato e quindi porta l'acqua inquinata verso il largo. Il giorno dopo avviene il contrario e uno magari si fa il bagno in mezzo a una fogna e non può succedere questo. Ma se è vero come è vero che il malato grave è il fiume Pescara, cosa si sta facendo per cercare di risolvere questi problemi? Perché l'amministrazione comunale di Pescara continua a dire che c'è grande impegno, grande attenzione sugli scarichi abusivi, su tutto quello che circonda il mondo del fiume Pescara. Sicuramente c'è un impegno diverso rispetto agli anni passati. In realtà che si dovessero prendere provvedimenti ormai era chiaro da diversi anni. Grazie alla campagna di sensibilizzazione. Anche nostra, noi facciamo da ogni anno ne facciamo una conferenza stampa prima dell'inizio e avvertiamo, guardate che si stava, e noi da anni diciamo, guardate che stiamo andando sempre peggio, stiamo andando. Non si sono fatti investimenti per tanti anni, noi abbiamo pagato le bollette delle società di gestione tipo l'ACA e quant'altro, dove doveva essere accantonata una parte per gli investimenti, per migliorare i depuratori. Sono stati spesi in altri rivoli quei soldi, ma stiamo parlando di decine di milioni di euro. E quindi dopo anni che non si fanno investimenti, il risultato è questo. Ora dobbiamo risalire la china, ma non si fa in un anno o in due mesi. I provvedimenti che sta prendendo il Comune di Pescara, in realtà gli investimenti che sta facendo l'ACA adesso, tipo il famoso DK15 che è un collettore, ma è importante farlo, ma sicuramente non sarà risolutivo. E do un altro dato, rispetto all'anno scorso i depuratori nel primo trimestre 2016, i dati dei depuratori sono in peggioramento lungo l'asta del Pescara. Sì, sono peggiorati. Quindi fumo negli occhi. Una sorta di fumo negli occhi. Diciamo che ancora subiamo il passato e quindi non si può dire abbiamo risolto. Si sta cercando di risalire la china con difficoltà, tanto è vero, e do un altro dato importante. Via Galilei, che il comune vuole riaprire, le ultime analisi a oggi. Anche dico, perché lei ha fatto anche un sopralluogo. Non solo stavo facendo il sopralluogo, ma io mi baso sui dati dell'ARTA. I dati dell'ARTA di questi primi mese e mezzo, su 4 analisi via Galilei, 2 sono venute sopra i limiti di legge, 50% non è poco. Via Balilla, 2 fuori i limiti di legge su 2 analisi, 2 su 2, 100%. Che vuol dire che la fonte di contaminazione è ancora attiva, cioè il fiume Pescara è ancora una fogna. Quindi bisogna lavorare e attendere. Assolutamente, bisognerà attendere, sarà difficile riaprire. Noi riteniamo che un'apertura è veramente un giocare alla roulette russa, perché ripeto, un giorno ti può venire bene, ma se la fonte di contaminazione continua a agire, basta che cambiano le condizioni atmosferiche del mare e così via, il giorno dopo ti fai il bagno nella, diciamo, non voglio usare quei termini, anche perché stiamo mangiando un buon pesce, diciamo così, e lo scopriremo due giorni dopo, magari con le persone all'ospedale. Ricordo, ci sono delle denunce. Noi in Abruzzo, non in provincia di Pescara, ma in provincia di Teramo, c'è in corso un processo instaurato presso la Tribunale di Teramo per epidemia colposa, perché 60-70 bambini andarono all'ospedale, perché questo può accadere. Noi ci basiamo sui dati oggettivi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto un documento dove racconta tutti i problemi che ci possono essere sulla balneazione dal punto di vista sanitario, e ci possono essere malattie anche molto gravi. Ora, in una condizione del genere, prioritario, noi capiamo l'economia, capiamo che dobbiamo il nostro bel Abruzzo, ma faremmo un cattivo servizio alla nostra economia pensando di continuare a mettere i batteri sotto al tappeto.
noi dobbiamo dire come stanno le cose. C'è una situazione molto complicata, altri tratti in Abruzzo sono buoni, sono anche eccellenti alcuni tratti, però in generale la nostra regione è fra le peggiori d'Europa. Questo, lo dicono i dati, non lo diciamo noi, e con questo dobbiamo fare... E quindi secondo noi la vera grande opera, si parla anche di master plan in questi giorni, hanno investito tanto, devo dire, sulla depurazione, però meno un terzo delle superstrade, autostrade, da costi peraltro da decine di milioni di euro a chilometro, diciamo così. Beh, forse sarebbe meglio aspettare un po', magari mettere le buche nelle strade che ci sono già, diciamo così, forse quello per la sicurezza va fatto, ma non pensare a nuove strade, nuove infrastrutture, e invece quando abbiamo i fiumi e il mare in condizione da terzo mondo. Certo. Per non incorrere nell'abuso della credulità popolare, che cosa possiamo dire proprio per rendere chiara l'idea, seduti comodamente qui a tavola all'interno del ristorante La Rete di Pescara? Guardando occhi negli occhi i nostri telespettatori, Augusto De Santis, che segue H24 tutti i giorni questi problemi, si farebbe il bagno quest'estate a Pescara, nella sua città? Io abito a Pescara, sono un amante del mare, te lo devo dire, vabbè, questa è una scelta anche personale, quindi, perché a Pescara, ripeto, ci sono anche tratti in eccellente, cioè aperti alla balneazione, anche con situazioni buone, diciamo così, quelle più distanti dal fiume, diciamo così, verso nord. Cioè, quelle verso nord sono contaminate, diciamo così, verso sud invece per le correnti non ci sono grossi problemi, anche più allontanandosi verso nord dalla foce fluviale, e quindi si possono andare a vedere i dati. Diciamo, andiamo sul portale acque, diamo un'informazione, chiunque vuole vedere le informazioni in tempo reale o va sul sito dell'ARTA o va sul sito del Ministero della Salute, può mettere il comune, ci sta proprio la mappa perfetta, si vede molto bene. Quindi dove si può fare il bagno e dove non si può fare il bagno. Beh, ognuno senza si può credere alle chiacchiere. Io tendenzialmente a Pescara non faccio il bagno da 20 anni. Addirittura? Sì. Mamma mia. No, è una scelta personale. E per un pescarese è una cosa grave. È una cosa molto grave, anche perché amo il mare. Un po' perché non mi piacciono, devo dire, le spiagge affollate, queste situazioni qua, non mi piacciono proprio personalmente, quindi non c'entra tanto la questione della balneazione, un po' perché effettivamente... Non è sicuro. No, ma racconto un aneddoto divertente, tragicomico forse. Mia moglie lavora a Trento, quindi viene ogni tanto a Pescara, e lei è una grande amante del mare. E quando tornava non vedeva l'ora di andare in spiaggia. Diciamo, e io dicevo, guarda... Sta a te, ma no, ma che là non c'è problema. Io ho detto, guarda, è vero, ci sono dei tratti anche in situazioni buone, ma siccome non hanno fatto investimenti da tanti anni, può avvenire un'altra cosa, le rotture, improvvise, delle fognature. E lei mi ha detto, ma che, era un venerdì, me lo ricordo, il giorno della sabbia, io ho detto, no, ma che stai dicendo? Io sono andato in montagna da solo e lei è andata al mare. Tornando, ho visto sul cellulare che era scoppiata la fogna, proprio, e c'era la foto sul giornale Il Centro, patria, e forse porto pure sfortuna, non vorrei dire, ma è facile, diciamo, certe volte è facile prevedere, sì. Quando tu non fai, cioè quando ogni giorno noi vediamo cosa non fanno gli enti, diciamo che è facile poi prevedere alcune cose. E c'era la foto sul principale giornale abruzzese, con questa foto, con questo mare nero, diciamo così, proprio dove mia moglie era andata, meno male che non ci ho fatto il bagno, e poi quando sono tornato a casa, immagino. Ho detto, vedi che... Ecco, uno non cosa vuole purtroppo, non vorremmo trattare l'Abruzzo così, noi amiamo. Di contro, assaggi ecco. Pure queste prelibatezze del mare Adriatico, l'amico Bruno Gianzandi ci ha portato a tavola anche altre specialità dello chef Marco, che ringraziamo e salutiamo cordialmente. Cambiando pagina... No, volevo dire una cosa, sì. Noi perché siamo così indignati? Perché noi... Amiamo profondamente la nostra regione, io amo la mia regione. Sono critiche costruttive, no, siamo feriti, perché vediamo un Abruzzo così bello che potrebbe essere... Non ci manca nulla, diciamolo pure. L'abbiamo anche un po' purtroppo martoriato in alcuni territori, abbiamo costruito troppe male lungo la costa, però continuiamo ad avere delle bellezze che altri ci invidiano. E non le possiamo trattare in questa maniera. Non, per me, ogni volta che vado su un fiume e vedo che... Perché noi diciamo molto male agli enti, però pure molti abruzzesi non rispettano l'ambiente. Sono incivili. Come incivili, perché se andiamo lungo i fiumi e sono in ogni posto, sotto i ponti, troviamo Eternit, discariche di vario genere, micro discariche, immondizie, cioè, buttate in ogni maniera, noi dobbiamo pensare... Segni di inciviltà. Ma io mi immagino sempre un tedesco che viene e vede quelle cose e io mi...
per dignità nostra abruzzese dovremmo reagire. Ecco. È giusto quello che dice. Noi ci associamo al suo pensiero. Cambiando pagina, come dicevo prima, lei si è occupato in prima persona, ormai lo sanno tutti, dei problemi della discarica di Bussi. Altro grande problema irrisolto della nostra regione, perché c'è stato anche un contenzioso che ha lasciato forti strascichi polemici. La situazione ad oggi qual è? La situazione è che non è cambiato niente. No, anche lì i dati, noi siamo i dati dell'ARTA che fa il monitoraggio. Allora, intanto anche qui diamo delle informazioni ai cittadini, perché se no si pensa sempre alla mega discarica, che è vero, c'è la mega discarica a Tremonti, quella che si vede passando sull'autostrada, però il sito inquinato è fatto dall'area industriale, cioè c'è la discarica, l'area industriale che è inquinatissima, e poi altre discariche che sono fra l'area industriale e il paese di Bussi. Qui ci sono tre nuclei inquinatissimi, poi c'è pure Piano d'Orta più a valle, che anche esso è un sito inquinato. Uno messo peggio dell'altro. Non è stato bonificato praticamente quasi nulla, qualcosa nell'area industriale, qualche piccolo pezzo, ma pochissimo rispetto all'immensità del problema. Adesso vogliono cedere anche il tutto al comune. Quello l'abbiamo forse risolto. Sto dicendo, tre nuclei che stanno inquinando le falde acquifere ancora oggi, cioè ogni giorno, ogni minuto, mentre noi stiamo mangiando, piano piano, con cancerogeni e sostanze tossiche, escono dal sito, vengono dilavate nella falda e la falda va verso valle. E da anni questo accade. Noi abbiamo fatto plurime denunce, non solo per quello che è avvenuto nel passato, che dobbiamo c'è un processo, c'è ancora in corso, c'è il primo grado, grazie, ma c'è un aspetto che nel frattempo sta avvenendo ancora oggi, appunto. Quindi la contaminazione sta andando ancora verso valle e non si è fatto neanche la messa in sicurezza. Si sono fatti negli anni degli interventi precari nella discarica Tremonti, che non sono stati risolutivi. Anche nell'area industriale hanno fatto un sistema di trattamento delle acque che da 12 anni però non è efficace nell'abbattere gli inquinanti che continuano ad andare verso valle. Una situazione incredibile. Proprio in questi giorni stiamo scrivendo una nota, un dossier proprio agli enti. Qualcuno ha anche detto che avete toccato interessi talmente forti che anche voi in pratica avete preso visione, vi siete resi conto. Sicuramente ci sono dei poteri importanti, però anche gli enti non possono essere inermi perché c'è un grande... Intanto è particolare una cosa che voglio ricordare, lì una delle società coinvolte è Edison, anzi è l'erede di Montedison, quindi il colosso. Ma nel frattempo lo Stato, che ha un contenzioso con questa società, nel frattempo gli rilascia le concessioni per il petrolio a mare, voglio dire. Allora uno dice, è vero che sono due cose non distinte, però è per l'interlocutore, è un concessionario, allora tu ti siedi a un tavolo e gli dici, vuoi continuare a operare in Italia? Beh, tu non mi... perché non è un contenzioso da un euro. Noi stiamo parlando che a Bussi, solo tolgo il danno ambientale che è la parte penale, diciamo così, ma la parte solo amministrativa, cioè la bonifica costerà centinaia di milioni di euro, una stima ancora impossibile perché dopo 12 anni non hanno ancora fatto il piano di bonifica, 12 anni, non un mese, però insomma l'ordine di grandezza sarà di 300, 200 milioni di euro, 400 milioni di euro, e che peraltro darebbe posti di lavoro. Immagino. Io sono stato a un sito in Nord Italia, simile a Bussi, un sito nazionale di bonifica, Pieve Vergonde, al confine con la Svizzera. Lì hanno inviato le bonifiche, ci lavorano 300 persone. Almeno. 300 persone con le bonifiche, risanando il territorio. Però non voler chiedere, e noi ci stiamo accorgendo che in 10 anni, 12 anni, perché i sequestri ci sono avvenuti nel 2007, ma che l'area fosse inquinata era chiaro dal 2004. Cioè dal 2004 c'è la contezza della situazione. Siamo al 2016, ancora stiamo lì a cincischiare sostanzialmente. Voi come vi sentite? Incavolati, amareggiati? Come vi sentite dopo aver studiato il caso, dopo aver approfondito con tanti sforzi? Perché immagino che la vostra attività di ricerca comporta del tempo, dei giorni, degli sforzi immensi per noi portare alla luce la verità, la realtà dei fatti. E poi trovarsi davanti ad un nulla di fatto, che cosa vi provoca? Cioè che mette a dura prova a credere in questo Stato. Ne facciamo parte però, quindi noi contribuiamo in continuazione, noi leggiamo tantissimo, magari non andiamo a passeggiare la sera, non ci togliamo anche del... Fate tanti sacrifici. Come? Facciamo, magari, io dico, facciamo il nostro dovere civico.
di ogni cittadino che dovrebbe un po' dare un po' del proprio tempo all'interesse generale, dovrebbe, diciamo così. Esatto. Dovrebbe. Noi lo facciamo forse anche oltre un pochino, diciamo così. Ci impegniamo molto, leggiamo tantissimo, noi leggiamo i dati, leggiamo le ricerche scientifiche, leggiamo, cioè noi ci informiamo, non è che sono nostre locubrazioni, noi ci formiamo le nostre convinzioni attraverso la lettura delle leggi, continuiamo a dire agli enti dovete fare, peraltro una cosa... Siete delle autentiche sentinelle. Ogni tanto forse dovremmo pure sparare, ma in senso sparare cose, cioè, diciamo... nel senso che verrebbe certe volte veramente difficile reggere, noi siamo mantenere non violenti, noi siamo assolutamente sempre non violenti, siamo persone, e lo ribadiamo, che le lotte si fanno con serietà, però diciamo che gli enti troppo spesso danno o senso di una cialtronaggine diffusa, inerzia e certe volte anche collusione, perché se dopo 12 anni un ministero dell'ambiente non è riuscito a far bonificare un grammo di terreno, non lo sbarco in Normandia, evidentemente ci deve essere un perché. Diciamo che c'è un'inerzia colpevole. Ora non può essere su tutto così, voglio dire, quello è il problema, che noi stiamo vedendo su troppi settori. Poi ci sono i casi gravi, come più gravi, come Bussi, e diciamo che si sente un po' il fatto che lo Stato certe volte sembra che sta lì più a tutelare gli interessi dei grandi gruppi economici che non gli interessi dei cittadini. E questo governo, devo dire, e quelli appena precedenti hanno fatto anche delle norme elusive della bonifica, alcune l'abbiamo modificate all'ultimo secondo, però c'è una tendenza, diciamo così, a chiudere forse i conti con un passato inquinato, insomma a insabbiare la situazione, a cui non vogliono far rispettare il principio chi inquina paga. Che è un principio comunitario, non nostro. Da un capitolo ad un altro, Augusto De Santis, perché lei nei giorni scorsi è stato anche intervistato dai colleghi del programma Le Iene sull'elettrodotto Terna. Anche qui ci sono delle forti frizioni che hanno animato la collettività abruzzese su questo progetto che ha fatto discutere non solo le associazioni ambientaliste ma anche comitati cittadini che sono ancora sul piede di guerra. No, forse le associazioni ambientaliste non hanno proprio, mi dispiace dirlo, non hanno fatto all'inizio, nulla. No, siamo stati i comitati e il Forum dell'Acqua ha sollevato il problema, anzi, diciamo che ci sono state pure piccole polemiche con le associazioni che con Terna, le associazioni ambientaliste, diciamo quelle storiche, hanno un accordo, diciamo, di collaborazione. Addirittura. Sì, sì, beh, basta andare sul sito di Terna e con UF, Lega Ambiente e l'IPU c'è un accordo, o c'è stato un accordo negli anni passati. Ora purtroppo poi noi vediamo le situazioni di campo e non è che ce le inventiamo, cioè lì l'elettrodotto Terna intanto è un elettrodotto inutile, perché purtroppo dobbiamo anche dire un aspetto generale, che non è che noi siamo contro l'energia elettrica, io faccio fotovoltaico a casa mia, quindi cioè, mi potrei pure staccare. No, perché vi accusano di essere dei signori, ma noi facciamo tanta economia, il mio impianto fotovoltaico l'ho fatto a casa ormai da 10 anni, mi permette di produrre più energia, quindi sono un produttore di energia, produco energia elettrica, quindi non nessuno... Quindi è autosufficiente? Io immetto in rete più energia di quella che consumo, perché ho fatto anche molta efficienza a casa mia, voglio dire, che bisogna partire anche altrimenti sarei ipocrita. E questo è un elettrodotto dati alla mano che non serve, però Terna, c'è un problema qui, Terna è un SPA, una società di diritto privato, con partecipazione pubblica ma anche con privati dentro. Terna fa elettrodotti, è come a dire all'oste se insomma vuole vendere il vino, è chiaro che se uno vende elettrodotti diciamo ha l'interesse di costruire elettrodotti, voglio dire. Ovviamente. Quindi quando andiamo a vedere se è utile o inutile, questo è inutile. È inutile, ma arrivano altri piatti, i famosi packeri dello chef Marco Giansinque. Li hanno messi su aree a rischio idrogeologico. Voi cioè, li avete anche fotografati. Non solo fotografati, ma devo dire che la stessa documento progettuale sovrimpone le carte del rischio, esistono delle carte, diciamo, ai cittadini. La regione ha mappato le frane. Dove si mettono i piloni? Sulle frane. Addirittura. Sì, addirittura. Sembrerebbe un controsenso. No, è ufficiale, non è che interpreta, ci sono, chiunque può controllare, va sul sito del Ministero dell'Ambiente, ci sono poi i piloni, le mappe con i piloni dentro le aree rosse. Ora,
nel 2016, parliamo ogni volta che piove, fa due gocce, franano, lutti, danni alle infrastrutture che paghiamo noi, apro e chiudo parentesi, quell'elettrodotto lo paghiamo noi con la bolletta, il 17% della bolletta di tutti gli italiani va a finanziare queste opere, ed è questa percentuale è in aumento peraltro. Ora, andare a piazzare un'infrastruttura che dicono essere strategica, nelle aree a rischio per più di un terzo, 55 piloni su 150, è una cosa inaccettabile, allucinante, perché non è possibile, anche perché poi se dovesse accadere una frana si interrompe un servizio, peraltro, quindi con effetti a catena, voglio dire, quindi insomma è un elettrodotto che peraltro è stato programmato male, con scarsissima trasparenza e partecipazione. Noi vogliamo partecipare ai procedimenti amministrativi, vogliamo dire la nostra, non perché dobbiamo comandare noi non abbiamo questa idea del comando, c'era qualcun altro, voglio dire, noi abbiamo un'idea di partecipazione, di informazione del pubblico, perché tutti i cittadini si sono visti arrivare con insomma questi qui per tutti gli espropri senza e hanno reagito, perché evidentemente non erano stati informati per tempo, magari qualche cittadino non si era informato lui, ma la gran parte, diciamo così, e anche qui la politica non è andata, diciamo, tranne qualche, devo dire, voglio riconoscere a qualche comune di aver preso le parti dei cittadini, il comune di Paglieta, il comune di Lanciano, il comune di Castelfrentano, che non hanno firmato le convenzioni con Terna e sono stati fino all'ultimo con i cittadini e sono tuttora insieme con i cittadini. E quindi questa sensibilità purtroppo non è diffusa negli amministratori pubblici che, diciamo, hanno lasciato fare o addirittura, diciamo, non si sono interessati degli impatti, perché poi, dobbiamo dire, questo elettrodotto passa nelle colline più belle del Chietino, dove si facciano zone strategiche dal punto di vista turistico. Se uno deve fare un bed and breakfast o un'azienda agrituristica, con un pilone davanti, con tutti questi fili, c'è un danno anche economico al territorio, voglio dire. Purtroppo il tempo è tiranno. Ce la fa una confidenza proprio in addirittura d'arrivo? Lei nel corso della sua attività si è occupato di vari argomenti davvero molto scottanti, quindi ha pestato inevitabilmente i piedi ai poteri forti della nostra economia. Ha ricevuto minacce, denunce, querele. Cosa ci può dire proprio a conclusione di questo nostro piacevole incontro a tavola qui al ristorante La Rete? Una querela l'ho ricevuta, l'unica in 30 anni di attività, una querela per diffamazione, quindi c'è stato anche un procedimento dove io mi sono difeso e ho vinto. Ed era una multinazionale che mi aveva chiesto, una multinazionale dell'energia che è spagnola, che mi aveva chiesto 100.000 euro di danni. Tant'è vero che quando sono andato al notaio per casa mia, che mio nonno mi ha donato, mi ha dato casa, diciamo, quando siamo andati al notaio io ho chiesto la domanda, ero giovane, più giovane di adesso, e lui mi ha detto no, guarda, questi qua te la prendono, questo insomma fa capire un po'. E però siamo andati avanti, ci siamo difesi perché noi crediamo nelle istituzioni, ci siamo difesi e abbiamo vinto al primo grado. Ha rischiato in proprio per difendere per le nostre idee, diciamo così. E poi un paio di casi, diciamo così, ci sono state leggere, più che minacce, invece tentativi insomma di avvicinamento, mettiamolo così, cioè per cercare di capire se eravamo. Un caso è famoso, diciamo, è uscito anche sulla stampa. Per Penne, dove c'era una strada che dovevano realizzare e si è bloccata dopo una denuncia perché avevamo invaso la riserva, e c'era un'indagine di tipo solo per, in quel momento solo per, di carattere ambientale, e l'ANAS ci propose 2 milioni di euro di lavori di compensazione come riserva, che era una cosa anche, diciamo, legittima da un certo punto, legale, sì. Diciamo così, però diciamo che era strano che, guarda caso, noi abbiamo rifiutato e dopo un po' si è aperto anche il filone sulla corruzione in quel progetto. Complimenti, personaggio temerario, io direi stoico. Augusto De Santis, ospite graditissimo del nostro programma qui all'interno del ristorante La Rete in Via De Amicis a Pescara, un locale che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena con il meglio della ristorazione marinara. Grazie e in bocca al lupo per la sua attività. Viva il lupo! Viva il lupo! Grazie ad Augusto De Santis, grazie a tutto lo staff del ristorante La Rete, ma soprattutto grazie a voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti!
Un'idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale. O addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilerante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! Manamana. 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 Un'occasione da prendere al volo. Iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale. Chiama subito il 337 91 71 11. Divertimento assicurato e ricchi premi in palio per tutte le partecipanti. Per saperne di più, www.missadriatico.it.